Dunque, io di cinema so pochissimo, quindi immaginerò di trattare questo argomento in una forma che possa, immagino, essere collegata ad alcune immagini, ad alcuni momenti, alcune esperienze cinematografiche che mi sembra di aver visto o che vagamente ricordo. Spero che sia qualcosa che vi dà spunto per riflessioni ulteriori e per incontri successivi. Mi è stato chiesto di parlare dell'idea di globale, no? E di come, soprattutto poi, seconda parte di questo mio breve intervento, può essere o è stata immaginata, cioè posta in immagine. Questa è un'idea forte, però un'idea che fa tutt'uno con una straordinaria ricchezza di immagini, no? Porre in immagine. È uno dei temi caratteristici di quell'intreccio tra pensiero e immagine, immagine e pensiero, immagine pensata, che è uno dei temi più affascinanti della riflessione filosofica attuale, no? Pensare per immagini, pensare per immagini, che è caratteristico tra l'altro della tradizione filosofica italiana. Immaginatevi Vico, no? Pensare per immagini. Ma più in generale riflettiamo un momento, no? Vi è mai capitato di pensare senza immaginare in qualche modo ciò che pensate, senza dare una figura a ciò che pensate? Non credo, no? Un grande matematico diceva che anche mentre scriveva le sue equazioni aveva delle immagini, immaginava qualcosa. E nessuna idea è più figurale di questa del globale nella nostra cultura e nella nostra civiltà, no? Il globale, l'anelito per il globale, la nostalgia del globale è caratteristica fondamentale del nostro pensiero, del pensiero occidentale. La globalizzazione cosiddetta, da questo punto di vista, non inventa assolutamente niente. È dal sorgere della nostra cultura che siamo globali, che tendiamo al globale. Nel libro che è stato citato, ma in tanti altri interventi miei, no, ho sempre posto la domanda: ma l'Europa, qual è il confine dell'Europa? Dove finisce l'Europa? Qual è, secondo voi, il confine dell'Europa? Dov'è che porreste il limite? È un problema anche molto pratico-politico che è stato incontrato di recente, no? Quando si è trattato di fare una politica sensata e razionale di integrazione all'interno dell'unità europea. Chi erano? Dove si finiva? È concepibile Europa senza Mosca, ma se Mosca è la terza Roma. È concepibile Europa senza Istanbul, cioè Bisanzio, cioè Costantinopoli, che è la seconda Roma. Sapete che Istanbul è una parola greca. È East Polis, i turchi dicevano ecco la città, da cui viene Istanbul, è una storpiatura del greco, East Polis, ecco la città, ne hanno dato i turchi il nome greco a Istanbul, Istanbul è il nome greco. Cioè, dove termina l'Europa? Che luogo è l'Europa? Un non luogo, un non luogo. È una utopia, non puoi definire l'Europa. Forse che la grande isola atlantica non è strettamente connessa all'Europa. Non è Europa, dov'è Europa? L'Occidente si è globalizzato, è stato detto tante volte, ma è sicuramente vero. La globalizzazione è un'occidentalizzazione, ma l'occidentalizzazione deriva dal fatto che l'Europa si è sempre immaginata, si è sempre posta in immagini globali, sempre oltre. Questo è stato il suo stemma, la sua impresa, è stata sempre questa, fin dalle origini, fin da Ulisse, sempre oltre. Ma che cosa interviene nella storia? Questo sempre oltre, questo andare sempre oltre, questa nostalgia dell'andare, no? C'è una nostalgia del ritorno, letteralmente nostalgia significherebbe nostalgia del ritorno, ma la nostalgia dell'Occidente, dell'Europa è una nostalgia dell'andare. È un amour de loin, come dicevano i provenzali, è un amore per il lontano, no?
per ciò che ancora devi raggiungere, per ciò che ancora devi conquistare anche, certamente, certo. Anche così si è espresso questo amore per il lontano, come volontà di conquista, come volontà di dominio. Hegel diceva dell'Europa che è un leone affamato. Abbiamo ancora fame, ma è un bel problema. Però l'Europa è stato un leone affamato. Questo suo anelito dell'andare, questa sua volontà di scoperta è stata anche una volontà di conquista. Come fate a distinguere le due cose? Da anime belle questa distinzione. Non è distinguibile storicamente la volontà di conquista dalla volontà di scoperta. E le epoche coincidono. L'epoca dell'età di scoperta è stata l'epoca della più forte volontà di conquista. Coincidono perfettamente. Sono totalmente inscindibili. Sono animate dalla stessa linfa, è la stessa linfa che anima i due tronchi, sono diramazioni, anzi sono due rami che sono diramazioni dello stesso identico tronco, con buona pace di tutti, ma è così, è fattualmente così. Ma che cosa dominava in questa, che cosa era il carattere nostalgia di andare, volontà di scoperta, volontà di conquista, graduate diversamente ma sempre connesse. Cos'era? C'era un ordine. Anzitutto c'era un centro da cui si partiva, un urbs che diventava orbis. Roma è caratteristica da questo punto di vista, la Chiesa romana eredita totalmente questo concetto e questa immagine romana. C'è un centro e il centro irradia, cioè questa volontà di andare, di scoprire è una irradiazione da un centro. Vi è un mondo, mondo letteralmente significa il punto centrale della città, no? Il mondo era l'ombelico della città. Quel punto in cui la città comunicava con il cielo e con gli inferi e con gli antenati. Il presente della città comunicava con il cielo e con gli antenati. Quello era il mondo. E ogni anno si facevano dei sacrifici sul mondo, l'ombelico della città. Per cui la città comunicava, ecco, quello era un centro, si irradiava, l'Occidente irradia, a differenza di altre grandi civiltà, la Cina non irradia. La Cina non ha mai avuto questa volontà di conquista e di scoperta. È noto che all'epoca di Cristoforo Colombo l'imperatore cinese disponeva di una flotta che era 100.000 volte superiore a quelle spagnole e portoghesi messe insieme, ma non è mai andato al di là del Giappone. Era un centro pacifico, contento di sé. Il nostro centro, i nostri centri, non sono mai stati contenti di sé, sono sempre stati malcontenti, insoddisfatti, inquieti. È un cuore, ma un cuore centrifugo, non centripeto, ma c'era il centro e dal centro ci si irradiava e al centro si tornava. Questo meccanismo è classico delle grandi organizzazioni politiche imperiali romane, delle grandi organizzazioni politiche della Chiesa cattolica, che ereditano in toto questa immagine romana, cattolica, romana, non a caso, quell'aggettivo è fondamentale. Lo è ancora? Punto di domanda. Qui suscito curiosità e problemi, nient'altro voglio fare brevemente, no? Lo è ancora? E cosa succede se una chiesa non è più una chiesa apostolica, cattolica e romana? Se l'aggettivo romano non cambia niente? Che cosa cambia? Quanto radicalmente cambia l'immagine complessiva che ne abbiamo? Quali colossale trasformazione avviene all'interno di questa formidabile tradizione che ha connotato di sé il mondo, il globo? Perché il globo che adesso abbiamo è il prodotto di queste nostalgie, di queste forme politiche. Ma vi era un ordine, quindi vi era un ordine e un ordine si ha soltanto se vi è un centro. O molti centri, ma molti centri coordinati tra di loro, perfettamente coordinati tra di loro.
come lo era in parte, ma faticosamente Roma, tanto faticosamente che a un certo punto i centri diventano molti e non in coordinazione tra di loro. Questo luogo così vasto, anzi questo luogo non luogo, come si diceva prima, cessa di poter essere governato da un centro nel tardo impero. E allora i centri si moltiplicano. Ma nel momento stesso che si moltiplicano i centri diventa difficilissimo il loro coordinamento ed è la fine dell'impero. Per questo motivo, come per altri, ma adesso stiamo all'immagine, no? All'immagine del luogo, eccetera, eccetera. Quindi c'è questo ordine che diventa sempre più problematico, man mano che l'impero si allarga, man mano che la scoperta e la conquista diventano sempre più globali, diventa sempre più difficile riportarsi a un ordine, cioè a un centro. Possono esservi tanti centri, ma è sempre più difficile il coordinamento, l'armonia tra di loro, l'armonia, che vuol dire connessione, armonia tra di loro. Ma non è soltanto questo. La nostalgia di scoperta e di conquista dell'Occidente è sempre stata pensata a partire dal nostro pensiero. È il passaggio da Ulisse, ma già Ulisse è Metis, no? Già Ulisse è colui che vede, molti linguisti, ma anche molti greci richiamavano come etimo di Odysseus Odi, Oida, Id, vedere, sapere. Probabilmente non è l'etimologia giusta, ma è una di quelle che già i greci pensavano, cioè la scoperta, la nostalgia, l'andare, certo, nostalgia anche del ritorno, ma non a caso poi viene fuori l'immagine dell'Ulisse che trionferà con l'Ulisse dantesco, l'immagine dell'Ulisse che è pura nostalgia dell'andare, che è pura nostalgia della scoperta, dell'andare verso l'ignoto, di scoprire, di conquistare l'ignoto. Non è soltanto un'invenzione dantesca, per quanto sia formidabile la figura di Dante, qui non possiamo nemmeno accennare alle interpretazioni che ne sono state date. Già nella leggenda o nel mito precedente vi era l'idea che a un certo momento Ulisse partiva di nuovo da Itaca per finire in una terra dove non avevano mai visto un remo, e prendono il remo per un tronco d'albero qualsiasi, perché non avevano mai visto il mare. Quindi questa nostalgia dell'andare, ma già fin dall'inizio, già con la figura fondamentale per la nostra civiltà, fondamentale, no? Come si fa a pensare l'Occidente senza Ulisse? Ancora di più che senza l'Iliade è impossibile pensarlo. Possiamo pensare l'Occidente forse senza la guerra di Troia, ma senza l'Odissea non possiamo pensare l'Occidente, no? Senza Ulisse. E questo Ulisse sa, conosce, Metis non va a caso e non va soltanto per il gusto di andare, va ragionando, va vedendo, va in modo avveduto, vedendo, avveduto. Quindi questa, l'ordine non è soltanto l'ordine che richiama un centro, ma è anche l'ordine con la quale noi procediamo nel nostro scoprire, nel nostro conquistare, cioè un ordine razionale. Cosa vuol dire razionale? Vuol dire razionale. Vuol dire che questo andare deve avere un logos, deve svolgersi secondo un discorso, deve avere un metro, deve essere definito nel suo metodo, deve essere un metodo, non può essere un andare, deve essere un metodo. La sua strada, odos, deve avere metodo, deve essere una strada calcolata, misurata, nei limiti del possibile prevista. Così va l'Occidente, così va l'Occidente, così l'Occidente concepisce ed immagina la sua stessa missione, costruire il globo a sua immagine, ma che significa costruire il globo secondo forme, secondo metri razionali. Questa è la forma, la forza, la potenza che l'Occidente ha espresso e che è risultata assolutamente e indiscutibilmente vittoriosa. Questo è la missione dell'Occidente, fare della vita, di tutta la vita, in tutti i suoi rapporti, in tutte le sue relazioni, definirla razionalmente.
Questa è la missione dell'Occidente, da Platone a Husserl, da Ulisse, dall'Ulisse omerico, ancora non in modo così definito, ma dall'Ulisse omerico in poi. Quella è la strada dell'illuminismo europeo occidentale, come Adorno e Horkheimer hanno spiegato, eccetera, eccetera, poi è diventato luogo comune, ma è così. È così. Andare, scoprire, ma secondo questo ordine, questo duplice ordine, il centro e il procedere razionale. La scoperta, ma non la scoperta semplicemente, la scoperta nei limiti del possibile prevista, perché la mia ragione mi fa prevedere, no? La scienza mi fa prevedere. Cristoforo Colombo parte prevedendo, parte sulla base che lui ha previsto ciò che scoprirà. Lascia perdere che poi non scopre quello che pensava di scoprire, non cambia assolutamente niente. La forma della razionalità è quella. Lui si muove prevedendo, esattamente come fa lo scienziato. Lo scienziato mica scopre a caso. Scopre perché cerca quella cosa, poi magari ne scopre un'altra, esattamente come Cristoforo Colombo, cerca quella cosa e cercando quella cosa ne scopre un'altra, ma non cambia assolutamente nulla. Lui non si muove per vedere cosa trova, lui vuole trovare quella cosa, ne trova un'altra. Bene, fortunato, ma non cambia assolutamente niente, è chiaro. Quindi l'ordine della scoperta, l'ordine con la quale l'Occidente si globalizza, e l'idea di globalità, l'idea di globalizzazione è vecchia come l'Occidente, come l'Europa, come l'idea d'Europa, tale e quale, nasce con i primi grandi poemi, nasce con l'Odissea, quindi è ridicolo declinare il termine globalizzazione come fosse una novità. La verità è che quella globalizzazione, fino al 500, fino al 600 almeno, fino all'epoca del grande razionalismo, mantiene quell'ordine, quello è il punto, quello è il punto, mantiene quell'ordine. Diciamo così, è una globalizzazione che si immagina razionalmente ordinata e ordinabile nei suoi sviluppi. Questo è il punto fondamentale. Prima si diceva le utopie, tema a me caro. L'utopia ha esattamente questo aspetto e questo significato. L'utopia, in termini utopistici, cioè paradigmatici, idealtipici, eccetera, ma esprime questa profonda realtà. Non ha niente di fantastico, niente di favolistico l'utopia. Esprime in modo paradigmatico esattamente questo. È una società che ha come modello, mica una società chiusa, non è affatto una società chiusa, partono, navigano, scoprono, assimilano tutte le innovazioni possibili e immaginabili, si presentano come un modello per altre società, sono gelose delle proprie scoperte, certo, ma assimilano quelle degli altri, hanno osmosi con gli altri, non sono affatto il palazzo imperiale di Pechino, proprio per niente. Neanche la città del sole, che è quella più immaginata in termini più, diciamo così, religiosi o iniziatici, neanche quella. Anzi, lì, cosa dice Campanella a un certo momento? Ed è davvero quasi un lapsus tipico, no? Dice, i solari, cioè i cittadini della città del sole, sono sempre in movimento, sempre in movimento. Tanto sono poco stabili, quieti, sedati, che sono sempre in movimento anche nei loro giochi. Loro non giocano mai a carte, non giocano a scacchi, non giocano, no, perché devono stare seduti, fermi. Loro fanno sport, sono in costante situazione di inquietudine. Il loro cervello che scopre, che innova, cioè, e il loro corpo sono in continuo movimento, continua inquietudine, in uno stato di continua inquietudine. Ma questa inquietudine, questo stato di trasformazione, di innovazione perenne, è ordinatissimo. Ecco l'utopia. È ordinatissimo.
innovazione e trasformazione continua, soprattutto nella nuova Atlantide di Bacone, che è uno dei pilastri della idea moderna di scienza, ed è l'utopia per eccellenza, secondo me, la nuova Atlantide di Bacone. Anche lì innovazione, trasformazione continua, inquietudine del cervello e del corpo, questi scienziati che hanno anche il dominio politico nella casa di Salomone si muovono, girano tutto il mondo, assimilano ogni scoperta, ogni sapere, cervello sociale, perché sono sempre organizzati insieme. Anche questa è una roba tipica dell'utopia, della forma utopica realissima, concretissima, cioè l'innovazione, la trasformazione tecnico-scientifica non è il prodotto di un genio, Leonardo, è il prodotto di un'organizzazione scientifica della casa di Salomone, è il prodotto della cooperazione scientifica, è il prodotto del cervello sociale, come diceva Marx, è il prodotto del cervello sociale, non dell'individuo. Ebbene, trasformazioni, innovazioni di questo tipo, sociale addirittura, ma in uno Stato ordinatissimo, in uno Stato che più Stato non può. Ecco l'utopia. Globalizzazione, che significa potenza tecnico-scientifica, eccetera, eccetera, perché la globalizzazione è portata attraverso, è sostenuta dalla potenza tecnico-scientifica, ma in un ordine perfetto. Ecco l'utopia. Ecco l'utopia, l'immagine di una istituzione politica, di una forma politica, di un regime politico perfettamente stabile, perfettamente solido, perfettamente in forma, dentro a cui vi è la massima inquietudine dei cervelli, dell'intelligenza e addirittura dei corpi. Questa combinazione è l'utopia. Ma questa è esattamente l'utopia su cui si muove la forma mentis europea occidentale. Cioè non è qualcosa di astratto, è qualcosa che regola o ha regolato le nostre vite. Cosa accade nell'Ottocento? La faccio breve. Accade che questa utopia viene denunciata, questo accade sostanzialmente. Accade che questa, ma non esiste, ma questa non è possibile. Il cervello sociale, la potenza del cervello sociale, della mia intelligenza anche personale, deve liberarsi da questo Stato, non vuole saperne di Stati. Non vuole saperne di queste misure astrattamente razionalistiche o intellettualistiche. La volontà di vita e la volontà di potenza che la volontà di vita esprime non può essere contenuta, incatenata in questi limiti, non può avere questi luoghi, non può essere definita in questi luoghi. Questa volontà di vita e di potenza, che è nostra, che è dell'Occidente, vuole scatenarsi. E allora la globalizzazione comincia a perdere ordine. Comincia a perdere centro, e la volontà di vita, che nessuna forma può costringere, delira rispetto al metodo razionale che aveva seguito finora. Delirare è esattamente uscire dalla lira. La lira segnava il confine della città. Quando si fondava una città si tracciava una lira, quella è la lira. Delirare vuol dire uscire fuori dal giro della città, uscire fuori dalla città, quello è delirare. Delirare vuol dire non fare più parte della città, non fare più parte dell'orbis che la città descrive. Quindi la globalizzazione perde misura, perde ordine, prosegue, ma quell'ordine che l'aveva caratterizzato fino allora comincia a non essere più percepibile, visto, addirittura denunciato. No, non voglio soggiacere a quell'ordine. Allora esplode l'epoca, la masslose Zeit, no? Di Nietzsche, l'epoca senza misura. Noi viviamo un'epoca senza misura, noi siamo semi barbari, no? Nietzsche,
noi siamo semi-barbari. I barbari per i greci erano per l'appunto quelli che non avevano limite, che non avevano ordine, che erano una massa informe di uomini, il cui re era un re di illimite potenza, la forma, il genio greco per la forma, che è all'inizio e a fondamento della nostra civiltà, della nostra filosofia, della nostra logica, e che informa di sé appunto anche tutta l'idea e l'immagine della globalizzazione, ecco, l'epoca senza misura, mastlose, nicciana. E quest'età senza misura, questo delirare, dall'ordine che aveva presieduto al processo di globalizzazione fino allora, non lo vedete forse in tutti i campi. Prendiamo la politica, lo Stato, no? Credete che sia frutto delle ultime vicende, la crisi dello Stato, la crisi della rappresentanza, matura a lungo, matura proprio da quei momenti, matura dal grande pensiero critico della fine dell'Ottocento, che investe tutti i campi, la filosofia come la matematica, come la fisica, eh? La grande epoca di crisi, crisi non nel senso negativo, distruttivo del termine, nel senso di trasformazione radicale del paradigma. Lo Stato, si parla di mancanza di sovranità dello Stato, certo, perché fin tanto che la globalizzazione era riportabile a un centro, a diversi centri, c'erano delle capitali della globalizzazione, no? La globalizzazione partiva e tornava nelle grandi corti, tornava a Madrid, tornava a Vienna, tornava. Ora? Dov'è il sovrano? Quali sono i sovrani dei processi di globalizzazione? Sono processi anonimi. Qual è la sovranità? Dov'è la sovranità? Certo, c'è la sovranità. Si può dire quali sono le potenze fondamentali, e li diciamo, no? Sono le potenze economiche, finanziarie, sono le potenze tecnico-scientifiche, sono le potenze culturali, tutte deliranti, tutte di cui non puoi dire dove sono, qual è il loro luogo. Il loro luogo è il globo. Il loro luogo è l'immateriale, il loro luogo è il luogo della comunicazione. Certo che sono queste le potenze, ma chi è il sovrano di queste potenze? Queste potenze sembrano autogovernarsi. Qual è il centro? Quali sono le capitali? Certo, possiamo indicare i punti, gli snodi fondamentali della rete. La rete è una rete fin tanto che ha dei nodi fondamentali, ma quanti sono questi nodi fondamentali? E con quanta velocità mutano, con quanta velocità si trasformano? Senza misura. Com'è possibile riportare ad una immagine, ad una rappresentazione questo processo? E è lo stesso che avviene nell'arte. Cosa sono quelle, belle o brutte che siano, quelle astrazioni? Cosa sono? Come fai a ancora pensare l'arte in termini, come si dice, figurativi? Nel senso, una rappresentazione che ha una figura, che ha un ordine figurale. Ciò che pensi, come fai, pensi artisticamente nel pensiero, come fai a metterlo in un'immagine definita? Allora costantemente anche lì delirare, delirare da ogni cornice, da ogni cornice. La cornice è diventata intollerabile, insopportabile. E in politica non è lo stesso che avviene sul principio di rappresentanza, diventa sempre più difficile per il cervello sociale contemporaneo ammettere di essere rappresentato, perché il rappresentante mi definisce. A quel punto io mi immagino nel rappresentante, ho assunto quella sua figura. No, non voglio che nessuno assuma la mia figura. La sfiducia nel rappresentante ha origini filosofiche, non si capisce nulla senza filosofia, non si capisce nulla senza filosofia, dell'Occidente almeno, della Cina, dell'India, non so, ma dell'Occidente senza filosofia non si può intendere nulla, perché è tutta filosofia, tutta.
politica, arte, tutta. E questo è il problema di fronte a cui siamo, no? Questo radicale cambio di paradigma, per cui non vi è più sovranità, cioè immaginabile, figurabile, ecco, è lui. E vi è un'enorme nostalgia per questo, è certo, perché quando si parlava ancora in termini di classe, cos'era, non era forse questa nostalgia? Sì, il sovrano è il capitalista, e il suo antagonista, ed erano figure che ti orientavano, no? Che ti orientavano. E ancora nel secondo dopoguerra, figure che ti orientavano, due grandi potenze, due grandi titani, che avevano i loro potenti rappresentanti, tutto ciò era ancora immaginabile. Abbiamo ancora avuto qualche ordine, qualche centro fino a una generazione fa. Per quello ci sembra che la globalizzazione sia qualcosa di completamente nuovo, perché ha cambiato forma, non in quanto tale nuovo, ma perché si è realizzata fino in fondo la sua forma senza misura, la sua forma informe. È diventata veramente delirante. Questa è la straordinaria novità che dovrebbe affascinarci, dovrebbe, secondo me, è una novità straordinaria. Non so come andrà a finire, ma sono contento di averla vista e di credere di riuscire in qualche modo a capirne la vera novità, che non sta nella globalizzazione, ma sta nel fatto che questo processo che proprio attinge alle nostre radici è giunto a questa forma, forse non ancora estrema. Perché non ancora estrema? Perché, attenzione, siamo ancora all'interno di una fase forse di passaggio, no? Cioè dalla assenza di misura, quindi rete, tanti nodi, ma ancora c'è la forma della rete, in qualche modo ancora un'immagine, non c'è più uno, ma eccetera eccetera, no? Non c'è più una misura, non riusciamo più a definire con precisione una misura, ma non è ancora il disordine globale. Probabilmente è in quella direzione che stiamo andando, nella direzione del disordine globale. Cioè, se o si riesce, ma non so se, o si riesce a ritrovare un ordine che non potrà più essere certo quello antico, non potrà più essere quello delle sovranità statuali, non potrà più essere quello figurativo, non potrà più essere quello della rappresentanza così come le immaginava la democrazia, i concetti classici di democrazia, non potrà più essere quello l'ordine. Ma se non si trova un ordine diverso, sarà il disordine globale. Questo è il punto. Non vi pare che siamo su questa soglia? E per quanto riesco a capire, forse l'argomento di cui voi vi interessate direttamente, forse per quanto riesco a capire, per quello che sono riuscito a vedere, forse ha dato le immagini forse più potenti di questa situazione, no? In cui, la dico in una battuta per farla breve, l'utopia, nel senso che prima ho richiamato, l'utopia è, proprio direi tecnicamente parlando, la figura, l'immagine di questa idea fondamentale, la possibilità di mettere insieme, di armonizzare il massimo di potenza del cervello sociale con il massimo di ordine istituzionale e statuale. Questa è, direi, proprio una definizione, direi, ve la proporrei come definizione tecnica della forma utopica. Fino a Saint-Simon, fino ai Fourieristi. Saint-Simon, lo Stato industriale, l'industria, potenza massima tecnico-economica è lo Stato industriale. Poi ogni utopista ha la sua soluzione di come fondare questa armonia. C'è chi metterà a capo dello Stato gli stessi scienziati, Bacone. C'è chi cercherà accordi diversi o immaginerà stati, ma non importa, l'idea è questa. E quest'idea è finita. È finita. L'utopia diventa, e proprio nelle immagini che ho in mente, insomma, diventa distopia, appunto come si dice, diventa distopia.
c'è tutta l'espressione della potenza tecnico-scientifica, no? Tutta la fantascienza, o la cioè tutta l'espressione. Cioè si capisce bene che le potenze sono quelle, ma sono potenze appunto deliranti. Sono potenze che sono costantemente viste sotto l'aspetto del delirio o del potenziale delirio. Poi vengono degli deus ex machina strani che a me fanno da ridere da matti, no? Arrivano i nostri, arriva il settimo cavalleggeri che alla fine mette insieme tutto, ma l'immagine fondamentale è quello del disordine globale. E dopo sono patetici, ma anche molte volte trattati con grande ironia, appunto i salvataggi di questo disordine globale. Il buono che arriva, i nostri che arrivano. La verità è che appunto vi è l'espressione della massima potenza tecnico-scientifica che non riesce più ad essere contenuta da alcun sovrano, che non c'è più nessuno che la regge, rex, reggere. E io credo che appunto molte espressioni artistiche, soprattutto nel cinema, in certo cinema, appunto queste contraddizioni, questi elementi emergano con grande chiarezza, cioè la trasformazione del paradigma utopico in paradigma distopico. E infatti è proprio di distopia che si può parlare nel contemporaneo, non di utopia. L'utopia è una forma che non esiste più, o ancora all'inizio del Novecento diventa un paradigma politico che viene usato da qualcuno in contrasto col marxismo burocratico, organizzato, statalizzato, no? Diventa una ideologia interna al movimento operaio, diventa un'ideologia politica, non ha più quello spessore che aveva e quella pregnanza anche filosofica che aveva al suo inizio, e cioè con l'inizio in piena epoca della scoperta e della conquista. Tommaso Moro, l'utopia 1516. Ecco la traccia che io vi proporrei di seguire. Questa traccia qui, cioè da un lato inevitabile destino della globalizzazione, e si avverte anche nelle sue immagini più mature, anche quando la consapevolezza di quanto profondo sia questo destino, non una novità così che accade ora, non un evento, ma qualcosa che attiene alla forma della nostra vita, del nostro pensiero, della nostra tradizione culturale, è il problema del sovrano di questo processo. Prima questo sovrano c'era, queste sovranità c'erano, esistevano. Esistevano degli stati che non certo come in utopia, ma esistevano comunque degli stati che governavano questi processi. E ora questa sovranità dello Stato dov'è? È in crisi. Dov'è questo nomos de rerte, no? Che si rappresentava nella figura, nella grande forma dello Stato moderno? Dov'è? Ci sono degli imperi, ma gli imperi sì, ci sono. C'è l'impero cinese, c'è la Russia, ci sono gli Stati Uniti d'America, ma quanto sono in crisi questi stessi imperi? E comunque è del tutto in gioco la loro egemonia globale è del tutto in gioco. I processi di globalizzazione non per questo si arrestano, ma procedono disordinati, in modo delirante. Procedono così, procedono, perché quelle potenze tecnico-scientifiche, eccetera, eccetera, sono inarrestabili, ma procedono così. Procedono senza figura, procedono senza forma, procedono senza un sovrano che le regga. E quindi procedono senza che noi ne possiamo in alcun modo prevedere gli effetti. Quali saranno gli effetti? Non lo sappiamo. E di nuovo sono immagini potenti che vengono da esperienze artistiche queste, no? Come sia possibile prevedere anche le espressioni più mature di queste distopie sono quelle che si concludono in dubbio, si concludono con un inquieto dubitare che cosa avverrà, punto di domanda. Non sembra, sembra che non possediamo delle variabili note, no? E non puoi risolvere un'equazione quando tutte sono variabili incognite, no? Hai bisogno di una variabile nota per risolvere un'equazione, mi pare, no? Ecco, questo è un po' la traccia che pensavo di proporvi, pensando anche
che questo discorso possa forse collegarsi a qualcosa che voi avete visto, qualcosa che voi avete, di cui avete fatto esperienza nello specifico dell'arte cinematografica. Beh, una traccia interessante, cioè appunto un viaggio da intraprendere, impegnativo, al quale non ci sottraiamo, anche perché non possiamo sottrarci, perché siamo avviati su un tragitto dove ciò che si muove è sotto di noi, sopra di noi, intorno a noi, ma siamo imbarcati, siamo engagé. Allora, qualche spazio per qualche domanda, perché poi appunto liberiamo Massimo dalla fatica, se qualcuno azzarda, io ho un suggerimento immaginifico, cioè intanto qualcuno, appunto, c'è un ragazzo? Ok. Mi chiedevo se una situazione paragonabile a quella che sembra che stiamo vivendo da questa traccia di disordine nella globalizzazione si sia, secondo lei, mai verificata nella storia e, se sì, in che modo si è evoluta, che strada ha preso? Raccogliamo magari due, tre domande. Sì, no, se ci sono rapidamente altre domande, così dopo se ci sono... Niente? Vabbè. Qua? Sì, qui. Volevo un attimo tornare alla Nuova Atlantide di Bacone. La casa di Salomone è abitata dagli scienziati, ha come caratteristica però l'esclusione dell'altro, perché gli esterni possono arrivare all'isola, visitarla, ma poi dopo un breve periodo devono lasciarla. Allora, in questo immaginario, che è filosofico, economico, tecnologico, non c'è già il seme di come stiamo andando, di come sta procedendo il paradigma occidentale dell'irrequietezza, del superlavoro intellettuale occidentale, non supportato però da un comparto valoriale altrettanto radicato? A me sembra che ci siano due figure geometriche, no? Che si... come dire, un po' competono tra loro. La prima, che ci accompagna da sempre, è la piramide come organizzazione sociale, e l'altra, come ha ricordato lei, la rete. Forse siamo in una fase in cui c'è una lotta all'ultimo sangue tra queste due immagini e ancora non si capisce quale sarà la figura geometrica che ne nascerà. Ma forse per certi tratti, un paragone è stato fatto tante volte con la situazione del tardo impero, più che con l'impero alessandrino era policefalo e in questo stava la sua assoluta debolezza. Erano, diciamo, per usare termini di oggi, tanti staterelli sovrani, ognuno geloso della propria pseudo-sovranità e quindi facile preda poi della formidabile organizzazione militare, economica, eccetera, di Roma, che però si è sempre presentata come quella che rivendicava la continuità con Alessandro. Alla fine, sì, quando Nietzsche dice noi mezzi barbari, eccetera, in mente quello, lui classicista, no? Lui che... la cui vera competenza, tra l'altro anche filosofica, era quella riguardante la filosofia classica più che non la moderna contemporanea. Questa era mezzi barbari perché? Perché siamo in quella situazione lì, stiamo distruggendo un ordine, ma non siamo ancora in grado di prevederne uno nuovo, di organizzarne uno nuovo, siamo mezzi barbari, no? Veniamo da una civiltà, incontriamo una civiltà, allora si incontrava una civiltà, ma non siamo ancora capaci di dare alla nostra situazione in cui ci troviamo una forma.
E per i greci era così, il barbaro era quello che non aveva forma nel parlare, no? Non, che forma ha il tuo linguaggio? Non la capisco. Che forma ha il tuo Stato? Non ha una forma. Che forma ha? La tua stessa religione appariva, appunto, quando i greci incontravano le religioni altrui e cercavano di dare la loro forma, la forma olimpica a quelle religioni, perfino a quella egizia che aveva caratteri completamente dissimili da quella olimpica, anche lì cercavano di dare i nomi dei loro dei, di organizzarli secondo anche questo elemento che non ho potuto neanche affrontare, no? Del venir meno nell'ordine globale c'è anche un elemento religioso, anche quello viene potentemente meno, no? Qual è la globalizzazione che l'Occidente compie? Una globalizzazione che ha anche una traccia, un filo rosso di tipo religioso. Mica è scindibile il discorso che ho fatto dalla Europa o cristianità. Weber, in pagine formidabili, indimenticabili, no, di sociologia delle religioni, si interroga su questo. Oh bambini, vi siete mai interrogati di perché il cristianesimo vinca, diciamo, una forma economica di questo tipo, una forma sociale di questo tipo risulti alla fine così forte, se non vince, così potente? Credete che non abbia niente a che fare con la religione giudaico-cristiana questo? Ha a che fare come? Credete che la nostra tecnica, la nostra scienza non abbia a che fare con questa religione? Ma ne ha a che fare come? Anzi, col tema centrale del rapporto del divino con il mondo, con la storia, addirittura appunto nel cristianesimo l'incarnazione del divino. E lì significa che cosa? Significa che noi non siamo contingenza, non siamo degli accidenti rispetto all'uno, rispetto a Dio, che noi siamo essenziali al divino. E quindi che andiamo studiati come qualcosa di essenziale, che la natura, l'uomo va studiato come qualcosa di essenziale, non di contingente. È possibile la scienza senza quest'idea? Ma quest'idea ha a che fare potentemente anche con la religione che si esprime in Occidente, in Europa. Quindi anche questo sarebbe un elemento da mettere. E oggi invece questa religione ancora conduce, ancora regge, o si sta spappolando tutto anche qui, o si sta liquidando anche questa corrente, questa potenza propriamente religiosa in Occidente sta diventando liquida anch'essa, o addirittura gasosa? Anche queste sono domande che occorrerebbe porci, no? E di nuovo in tante immagini artistiche che mi viene in mente non c'è proprio la rappresentazione di questa religiosità naturale. Questa religiosità naturale, ma con una religiosità di tipo naturale non ci sarebbe stata l'Europa e l'Occidente, non ci sarebbe stata scienza, non ci sarebbe stato tecnica, non ci sarebbe stato Stato, con l'idea così di un Dio semplicemente di un sentimento del divino. E anche questo è un problema che andrebbe messo. Quindi probabilmente il rapporto più fondato è quello con la disgregazione dell'unità imperiale romana, e da lì poi nascono, appunto, e da lì parte una storia che è la storia che poi conduce di fatto attraverso sistole, diastole, azioni e reazioni alla formazione dell'Europa degli Stati. C'è niente da fare. L'Europa degli Stati. Col continuo tentativo di superare la disgregazione statuale in unità imperiali, continuo tentativo che viene proposto e fallisce. Questa è la storia europea degli ultimi due millenni, o quasi. E condivido il secondo intervento. Io aggiungerei, visto che ne ho appena parlato, un'altra figura geometrica, quella della croce. È molto significativo che lei non abbia citato questa figura. Probabilmente tra tutte è quella più dimenticata. C'è anche quella, è come figura centrale. Costantino vince con quella.
una vittoria tardiva, forse, ma insomma, poi per un secolo e mezzo è andato avanti ancora quell'affare lì. E c'è anche la croce. Sono tutte figure d'ordine, comunque. Sono tutte figure che stabiliscono ordine e gerarchie, non c'è dubbio. Armonia, gerarchie, difficili, connessioni, difficili, ma stabiliscono ordini. E cioè sono figure che orientano la globalizzazione, che orientano il processo di cui abbiamo parlato. Mi chiederei se esistono ancora queste figure, cioè se ancora possiamo essere orientati sulla base di queste figure, la piramide, sì, vagamente. Cioè, sappiamo che vi sono delle potenze, ma dove li incontro? Dove sono? Ovunque, dappertutto. Che luogo hanno? Non posso determinarlo o definirlo in un luogo. La loro sovranità è una sovranità anonima e ubiquitaria, no? E allora che figura è? Non è una figura il denaro, è una figura il denaro. È una figura. No, quelle che lei diceva sono figure. La rete è una figura, ma la rete, quando si moltiplicano i centri, quando la rete si slabbra e si riforma costantemente e continuamente, è una rete? È una rete il nostro comunicarci totalmente immateriale, continuo, perenne, senza intervallo? È una rete? È piuttosto un gas dentro cui stiamo, più che una rete, mi pare, no? Una rete ha un ordine, sono i nodi, ma ci sono delle relazioni geometricamente definibili, se sono dentro un gas. E poi c'è la croce, ma la croce vuol dire tante cose, vuol dire un principio gerarchico formidabile, la croce come simbolo, no? Perché accomuna. Al centro c'è il mondo, accomuna ai piedi della croce, ricordate che c'è sempre quel teschio è Adamo, l'antenato primo, quindi i piedi della croce affondano nella terra degli antenati, esattamente come nel mondo romano, la cima della croce comunica con il divino e con il cielo, e poi ci sono le braccia orizzontali che abbracciano tutto, cioè la globalizzazione sull'orizzontale, tutto abbraccio. Ogni gente, come dice Agostino, la croce, i bracci della croce abbracciano ogni gente, a prescindere dalla lingua, dai costumi, dalle storie, dalle tradizioni, abbraccio tutti, dice Agostino, questa è la forza della mia religione. Che non distingue, che non divide popoli, razze, costumi, tradizioni, lingue, tutto abbraccio, ma abbraccio con i bracci della croce, abbraccio con quella figura lì, abbraccio secondo quell'ordine. Ecco le tre grandi figure, certo, che secondo me si sono liquidate. C'era un'ultimissima domanda, possiamo approfittarne al volo? Volevo chiederle se, secondo lei, con l'abuso della tecnoscienza da parte dell'Occidente, in un futuro smetterà di essere mezzo barbaro per smettere di esserlo pienamente, oppure cadere ancora in un limite maggiore imposto sempre dalla tecnoscienza? Non lo so. Infatti ho chiesto solo un parere per sapere, per un'idea. Non lo so. Certamente se non c'è l'apocalisse, che allora si esce dalla storia, eccetera, eccetera, dal tempo, se non c'è l'apocalisse, un nuovo ordine, qualche nuovo ordinamento nascerà, come è sempre nato. Quello che si può dire, non essendo profeti, quello che si può dire è che non sarà certamente l'ordine degli staterelli, l'ordine delle pitture figurative, l'ordine delle
delle religioni tradizionalmente intese non sarà più certamente quello. Questo si può, si può dire, cioè, come diceva quel tale che era molto più filosofo di me, il nostro mestiere è quello degli uccelli di Minerva, vengono sul far della sera, vedono quello che è stato e buonasera.